Con Smart Soa, finalmente in Sardegna la soluzione al problema degli scarti di macellazione. Presto la nostra isola avrà un impianto innovativo per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in combustibile biologico. Smart Soa, una società del gruppo Riverso. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari per raccontarvi le finali regionali Under 12 3 contro 3 maschile e femminile Under 12 della FIPAV Sardegna in collaborazione anche con la FIPAV Cagliari che sta organizzando questa serata di finali, questo venerdì sera di finali. Gare che si giocano praticamente in contemporanea, saranno due triangolari, quello maschile e quello femminile. Alla vostra destra il campo maschile con la prima sfida tra l'Aquila, Cagliari e Ierzu. Chi perde sfida la Sun Volley nella seconda gara. Nel campo alla vostra sinistra invece la sfida femminile, la prima sfida del triangolare femminile tra la Pallavolo Alfieri in maglia rosa, sempre a Pardu Ierzu, scesa questo già Cagliari con entrambe le squadre in maglia celeste, e si sfideranno per il femminile. Già in corso intanto la partita maschile. Sul campo alla vostra destra in vantaggio al momento c'è Ierzu con i primi due punti della sfida. È arrivato adesso il primo punto per la formazione cagliaritana dell'Aquila, allenata da Maglio Pugeddu. Schiera in campo Luca Onnis, Michele Sizia e Nicola Pau. Già in parità la sfida sul 2-2, mentre siamo in attesa che inizi anche il triangolare femminile. Nella prima partita abbiamo detto tra la Pallavolo Alfieri di Cagliari e Pardu Ierzu, la perdente sfiderà la Gymland, che poi resterà in campo anche per la terza gara contro invece la vincente ovviamente di Alfieri Ierzu. Stesso discorso per quanto riguarda il campo B, quello maschile, con la vincente di Aquila Ierzu, che avrà il modo di riposarsi nella terza partita, nella seconda partita, poi dovrà scendere in campo nella terza partita contro la Sun Volley. Ricordiamo che si tratta di set brevi da 15 punti, anche in caso di arrivo a 14-14 il set si concluderà a 15, un 3 contro 3 con cambi obbligatori in battuta in caso di un panchinaro. C'era per esempio Ierzu, ma non l'Aquila, che gioca in 3. Intanto iniziata anche la sfida femminile con il primo attacco dell'Alfieri, la prima schiacciata e il primo punto per la squadra cagliaritana, con Silvia Satta portare dunque sull'1-0 l'Alfieri. Dall'altra parte invece tanto equilibrio, 4-4 tra l'Aquila Cagliari e la Pardu Ierzu. Adesso tornata avanti Ierzu, trova anche il punto del 6-4 su questo errore dell'Aquila. 2-0 invece per l'Alfieri, che qui costruisce un buon attacco, prova Satta in palleggio a due mani, trova un altro punto, quello del 3-0 sul campo A alla vostra sinistra rispetto alla nostra postazione. Set da 15 punti, si... ci si aggiudica la partita in caso di vittoria di due set, e poi in classifica si conquista un punto per ogni set vinto più un punto extra in caso di vittoria. Ovviamente la squadra che avrà totalizzato più punti alla fine dei rispettivi triangolari, quello maschile e quello femminile, diventerà campione regionale Under 12. Non è l'unica finale regionale che vi raccontiamo quest'oggi, visto che poi dalla Lanusei
è in programma quella under 19 femminile tra due mostri sacri della pallavolo isolana, Ermea Olbia contro l'Alfieri Cagliari. Hanno vinto le rispettive semifinali regionali dopo aver vinto quelle territoriali. Ovviamente sognano un posto nell'interregionale. Qui continua ad essere combattuta e aperta la sfida tra maschile, tra l'Aquila e Ierzu, con il pallonetto. Da parte di Simone Cadoni. Mentre l'Alfieri sul campo A sta dominando 7-1 per la squadra allenata da Alessandro Magia. Qui altro attacco vincente di Satta, 8-1, mentre sul campo B è in corso il timeout col punteggio di 9-7 in favore della Pardo Ierzu. Femminile, servizio ancora per l'Alfieri, avanti 9-2, qui il bagger per poi portare l'attacco con Simeoni. Buona ricezione parte di Jesu, che però va ancora al primo tocco dall'altra parte. Adesso forse riesce a costruire un buon attacco, crea qualche problema Giulia Camboni, sbaglia il palleggio. Altro punto per Jesu sul 9-3. Ripresa intanto anche la sfida dopo il time out nella triangolare maschile, la prima gara tra Aquila e Ierzu. Ierzu avanti 10-8 in questo momento, mentre si avvicina a quota 15 l'Alfieri sul campo A. Per quanto riguarda il femminile, 11-3 in questo momento, squadra allenata da Alessandro Magia, che trova anche il 12° punto. Sul 10-9 invece quella nel campo B, con il servizio a favore dell'Aquila, trova anche il 10-10. Quota 14 per l'Alfieri, mentre sul campo B è in corso un altro timeout. Allora, primo set point di questo venerdì pomeriggio al Cuscagliari in favore dell'Alfieri, che si aggiudica il set 15-3, va sull'1-0 questo primo triangolare, con la possibilità ovviamente di vittoria, non solo di conquistare i tre punti ma anche di andare al riposo in vista della seconda gara e tornare freschi in campo per la terza sfida. Intanto ci spostiamo nella pausa del set sul campo B, dove è in corso invece la sfida maschile. 10-10, grande equilibrio tra Aquila Cagliari e Pardo Ierzu. Adesso qui il tocco del nastro, buona ricezione da parte di Luca Onnis, poi cerca ancora l'attacco sotto rete Nicola Pau, trova il punto che porta l'Aquila sul 13-10,
sempre inseguire nel corso di questo primo set. Adesso invece va molto vicino, qui anche un problema al tavolo con Pau che si è scontrato vicino al segnapunti. Tutto a posto, 13-10 il punteggio. Qui c'è l'attacco di Iersu, il pallone alzato da Pau, cerca Sizia di andare dall'altra parte. Risposta di Iersu direttamente sulla rete, 14-10 e set point allora in favore non hanno segnato un punto sul tabellone, meglio sul segnapunti, sul tavolo disposto a bordo campo. Adesso è ripresa anche il secondo set femminile, poi il 15-3 dell'Alfieri nel primo, inizia il secondo. E allora torniamo con il campo largo per raccontarvi in diretta entrambe le sfide. Primo set combattutissimo per il maschile, 14-13, mentre è iniziata quello femminile con l'errore parte di Conto, cercato il pallonetto sotto rete, palla però fuori. Allora 14-14 sul campo maschile, chi fa questo punto vince il set. Prova Pau con la schiacciata che permette all'Aquila di andare sull'1-0 nel conto dei set. Mentre l'Alfieri va sul 2-1 con la pausa sul campo B. Allora ci spostiamo unicamente sul campo A con il consueto campo da pallavolo, da basket, da futsal dell'impianto del CUS Cagliari, che è stato allestito a dovere dalla FIPAV Cagliari e dalla FIPAV Sardegna per queste finali regionali under 12. 3 contro 3, campo da pallavolo diviso in due, triangolare in contemporanea. Anche con l'ausilio dei canestri. Riprendendo la sfida anche sul campo B, primo set l'ha vinto l'Aquila 15-14, primo servizio di Iersu sbagliato però da Simone Cadoni. Altro punto per Alfieri, avanti 6-2, dominio cagliaritano in questo momento, perché anche nel secondo set è avanti l'Aquila, che però adesso subisce il primo punto di Iersu nel secondo set, 3-1. Cerca l'attacco Asia Contu, giocato anche una bella giocata, trovato anche il punto.
7-3 in punteggio in favore dell'Alfieri sul campo A, 5-1 in favore dell'Aquila sul campo B. Dall'altra parte Ierzu femminile e Ierzu maschile che hanno conquistato, società che ha conquistato con grande orgoglio entrambe le finali under 12, sia maschile che femminile. Piccolo time out ancora sul campo B, squadra maschile sul punteggio di 6-1 in favore dell'Aquila, time out anche sul campo femminile. Allora in contemporanea praticamente questa piccola pausa di 30 secondi, 8-3 avanti l'Alfieri adesso sul campo dopo aver vinto il primo set 15-3, 15-14, decisamente più combattuto il primo set maschile. Qui saranno pronte a scendere sul parquet del Palacus pianto Saduchessa a Cagliari, pianto polisportivo, anche le altre formazioni hanno conquistato l'accesso a queste finali regionali. La Gymland per quanto riguarda il femminile, la Sun Volley per quanto riguarda invece la maschile, affronteranno la perdente di queste partite. Qui buon punto parte di Enrica Muncelli per Ierzu, buon attacco della numero 11 che accorcia sull'8-5. Ierzu prova a giocarselo questo secondo set, mentre l'Aquila avanti 8-2 adesso con Nicola Pau, cerca l'attacco. Buona ricezione per Ierzu che risponde anche con il punto. Uno scambio anche sul campo femminile, una volta fuori l'attacco di Muncelli, cercato ancora una bella schiacciata cercando l'incrocio delle linee, palla leggermente fuori. Allora 9-5 sul campo A, 9-4 sul campo B. Adesso sfida sotto rete con il bagger di Simeoni leggermente lungo, c'è stata anche un'infrazione. 9-6 allora, accorcia Ierzo qui dall'altra parte invece addirittura con il piede ha provato il salvataggio Luigi Orru, che poi non è riuscito a rispondere dall'altra parte. Aquila sul 10-5, raggiunge la doppia cifra anche l'Alfieri, 10-6. Punteggi abbastanza simili adesso sui due campi, 11-5 con il punto dell'Aquila in questo momento. Sbaglia il tocco in ricezione Luca Onnis per l'Aquila, permettendo a Ierzu di accorciare sull'11-8. D'altra parte Ierzu in femminile invece quota 7 punti, adesso cerca l'attacco con questa bella schiacciata che porta al punto parte di Asia Contu. Quindi a quota 8, dovrebbe essere a quota 11 l'Alfieri. Caso 11-8 su entrambi i campi, c'è cioè un time out, il campo B, quello dedicato al maschile, questi triangolari che si svolgono in contemporanea. Il buon attacco ancora di Silvia Satta.
per un altro punto Alfieri, che adesso però con Giulia Camboni sbaglia. Il servizio taglia anche un po' dall'altra parte. Allora sfida nel campo maschile, che torna in equilibrio sull'11-10, diventa 12-10 però sull'errore parte di Matteo Loi. Raggiunge la doppia cifra anche Ierzo femminile. Trova un altro punto. Allora, secondo set equilibratissimo su un campo e sull'altro. Altro punto per Ierzo femminile. Purtroppo la posizione del segnapunti sul tavolo non ci permette di segnalarvi a quanto è il punteggio. Quindi siamo per avvicinare alla fine del secondo set per quanto riguarda il femminile. ...14-11 per l'Aquila in quello maschile, che quindi al set point prova ad annullarlo Ierzu con la risposta però di Sizia, bagger fuori, diventa 14-12. Mentre sull'altro campo è 14-13 il punteggio per Alfieri. Alfieri vince anche il secondo set, 15-13, termina dunque la prima partita, questo triangolare under 12, 14-13, sulla via della conclusione anche il secondo set maschile, che però adesso va sul 14-14. Adesso riposo per Alfieri, resta in campo Pardo Ierzu, che affronterà la Gymland. Finisce anche la sfida maschile per quanto riguarda il secondo set con l'Aquila Cagliari, che si fa rimontare. E allora 1-1 per Ierzu, 15-14 il punteggio, praticamente in fotocopia rispetto a quello che era stato il primo set in favore però dell'Aquila. E allora qui si va sull'1-1, bisognerà ancora attendere per la San Volley. Per iniziare adesso il terzo set, sarà quello decisivo tra Ierzu e Aquila. Entrambi sono chiusi 15-14, il primo per l'Aquila Cagliari, il secondo 15-14 per Ierzu. Decisivo questo set per assegnare la vittoria della partita, compreso il punto extra. Mentre abbiamo, segnaliamo un errore quanto riguarda il secondo set in favore Alfieri e Ierzu, che stanno continuando a giocare. C'è ripreso anche il terzo threat tra Ierzu e Aquila nel campo maschile. Stanno giocando anche il terzo set, nonostante Alfieri
per quanto riguarda la parte femminile, abbia ormai vinto la sfida. Set che può essere comunque decisivo per l'assegnazione del punto. Tanto che è un triangolare. Si gioca invece per la vittoria. Tra Aquila Cagliari e Iersu sul campo B. Questa combattuta equilibrata, la sfida sul campo maschile tra L'Aquila e Iersu, adesso sul 4-4. Dopo che praticamente entrambi i set si sono conclusi sul filo di lana, 15-14, 15-14. Tre set si giocheranno comunque. Questa regola prevista per i triangolari, so che ogni set vale comunque un punto in classifica per l'assegnazione del titolo. Alfieri ha già in cascina tre punti, dando anche il punto extra per la vittoria. Potrebbe ottenere il quarto, sarebbe un grosso passo in avanti. Anche se qui c'è l'errore di Satta. Un deviazione però, allora il punto resta per Alfieri, 6-2. Campo femminile si gioca sotto rete, quello maschile 6-6. Destino incerto qui con il servizio di Pau, poi l'errore in bagger da parte di Cadoni. Poco pubblico alla Palacus, ma si fa sentire, come senz'altro avrete notato. Errore di Alfieri, punto per Iersu, campo femminile, time out in quello maschile sul 9-6 in favore dell'Aquila Cagliari, che ha guidato a lungo il punteggio anche nel secondo set, poi si è fatto rimontare. Qui cerca l'attacco lungo e profondo. Silvia Satta, fuori misura, punto per Iersu, accorcia sul 7-4, ripreso il gioco nel campo maschile, punteggio sempre di 9-6 in favore dell'Aquila. Time out, quello femminile, allora ci concentriamo solo con la voce però, perché tra 30 secondi poi torneranno in campo anche le ragazze. Sul campo B, quello maschile, 10-6 che diventa 11-6 in favore dell'Aquila su questo errore della Pardu Iersu. Uno il conto dei set. Altro errore di Iersu, 12-6. Mentre è terminato il timeout sul campo A, 13-6, Aquila che si avvicina. A quota 15, altri due punti per la squadra di Manlio Pugedo. Qui sfida sotto rete con l'infrazione però commessa da Cadoni, 14-6, set point in favore dell'Aquila. Che
trova il 15-6, si aggiudica dunque la vittoria. Sarà Jerzu a sfidare la San Volley. Applausi ovviamente per entrambe le squadre. Noi ci concentriamo adesso sul terzo set, che vale solo per il punto in classifica tra Alfieri e Jerzu, visto che l'Alfieri ha vinto i primi due. Adesso prova però il 3-0. Molto vicino Alfieri a aggiudicarsi anche questo terzo set, probabilmente i primi due. Altro punto. Continua lo scambio sul campo femminile, errore di Jerzu, punto dell'Alfieri. Punto per Alfieri, che si aggiudica anche il terzo set, 3-0 dunque per la squadra cagliaritana dopo aver vinto i primi due. Sale a quota 4 punti in classifica. Applausi per le squadre, mentre tra poco è tutto pronto per la seconda sfida del triangolare maschile tra Jerzu, che ha perso il primo dei tre match, che affronterà la San Volley. Dall'altra parte invece ci sarà la Gymland in campo contro sempre Jerzu, dopo aver perso con Alfieri. 15-4 il punteggio nel terzo set, dopo il 15-3, il 15-13 dei primi due. Adesso noi restiamo ovviamente in diretta al Palacus, momento per le squadre di riscaldarsi, per le due formazioni di Jerzu, per restare comunque calde, per recuperare anche energie in vista della seconda sfida breve. Poi in campo ci saranno Gymland e Jerzu sul campo A, San Volley Jerzu sul campo B. Thank you.
diciamo, riscaldarsi alla vostra sinistra le ragazze della Gymland in maglia nera con numeri verdi, maglia giallo fluo invece per quanto riguarda la Sanvolle, che sta ricevendo indicazioni dal proprio allenatore. Approfittano invece per riposarsi le due squadre di Ghiezzu, maschile e femminile, che hanno perso le prime partite. Le tue giornate sono caratterizzate da attacchi di panico, insonnia o stati depressivi? C'è qualche fobia? Oppure sei vittima di disturbi che riguardano umore, ansia o alimentazione? Antes, Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, si propone di migliorare la qualità di vita dell'individuo offrendo servizi di psicoterapia individuale, di gruppo, familiare, di coppia e di ipnoterapia, nonché consulenza psicologica con interventi immediati e specifici. Centro Antes. Siate i registi della vostra vita. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta con le immagini di Francesca Sini, anche con la voce di Roberto Carta, per raccontarvi le seconde partite dei due triangolari Under 12 Coppa Italia S3 Volley S3, finali regionali Under 12 3 contro 3 maschile e femminile in contemporanea sui due campi del Palacus qui allestiti grazie all'organizzazione della FIPAV Cagliari e della FIPAV Sardegna. Adesso in campo, pronti a partire direi, i ragazzi sul campo B, ma forse anche le ragazze tra poco, con Ghiezzu che dopo aver perso sia nel maschile che nel femminile le due sfide, Alfieri 3-0 contro Ghiezzu nella prima partita del triangolare femminile, 2-1 Aquila invece sempre contro Ghiezzu nella prima partita del triangolare maschile. Dicevo, le due squadre di Ghiezzu tornano in campo adesso contro Gymland per quanto riguarda il femminile. Dall'altra parte, in campo già inquadrato, quello maschile dove ci sarà la Sanvolley, Fabio Lotta, Simone Meloni e Leonardo Pala, i tre giocatori a disposizione dell'allenatore Francesco Meloni. Dall'altra parte, piccolo cambio in casa Ghiezzu, dove è rimasto a guardare Pietro Salis con il numero 5, adesso lo vediamo però in campo. Comunque la scelta, anche se è scesa con 4 giocatori, la formazione di Ghiezzu di giocare comunque in 3 senza cambi, ma alternare i giocatori per le due sfide che Ghiezzu deve giocare. Qui Ghiezzu trova anche i primi due punti, va sul 2-0, ancora qualche momento di pausa invece per quanto riguarda il femminile, continua il riscaldamento della Gymland, tanto che poi anche la sfida femminile è terminata dopo rispetto a quella maschile. Alfieri che ha vinto 15-3, 15-13 e 15-4, 15-14 in favore dell'Aquila il primo set per quanto riguarda la prima sfida, 15-14 in favore di Ghiezzu per il secondo set, poi 15-6 il terzo set decisivo che permette all'Aquila di salire a 3 punti. Ghiezzu che ha un punto invece per quanto riguarda la sfida maschile e che adesso è sul 3-2, mentre arriva un fischio che dovrebbe dare l'ok tra pochi secondi per le sfide. La seconda sfida femminile, quella tra la Gymland di Oristano e Ghiezzu. Sanvolley invece è una formazione che arriva da San Veromilis, comune italiano della provincia di Oristano, che giocherà questa partita adesso contro Ghiezzu e poi la terza e ultima sfida contro l'Aquila. Adesso si ritrova sotto 6-2 però la Sanvolley. Mentre va sul 2-0 formazione di Ghiezzu. Quello femminile
dico, cambio di pallone per quanto riguarda Iertsu con Ilaria Gaviano, che adesso va a recuperarne un altro in quello che solitamente è il tavolo per le gare di basket e di volley, quando si gioca 6 contro 6 sfruttando tutta l'ampiezza di questo impianto del Palacus scelto per ospitare queste finali di Coppa Italia Volley S3 Under 12, sia maschile che femminile. Iertsu adesso sull'8-3, il tentativo sotto rete da parte di Simone Cadoni. Che arriva un punto per Gimland. Il campo femminile. Noemi Ranca, Gaia Meli, Silvia Soggio e Giulia Vigilante, le quattro a disposizione di Matteo Meloni per quanto riguarda la Gymland femminile, che si sta giocando questa gara 2 e poi giocherà anche gara 3 triangolare contro l'Alfieri. Dopo aver vinto 3-0 il primo triangolare, essere salita a quota 4 punti, ha conquistato un vantaggio importante nella classifica di questo triangolare di Coppa Italia. Guida sul 10-5 adesso Iertsu sul segnapunti nel campo B maschile, piccolo timeout. Campo femminile invece scambio con il tentativo sotto rete della Gymland. Qui il pallone alzato cerca l'attacco, Silvia Soggio trova un altro punto. Si riprende a giocare sul campo B maschile con il servizio di Iertsu, la risposta della San Volley, tocco sotto rete da parte di Simone Caboni, poi il punto conquistato dalla San Volley. Una riconoscibile maglia giallo fluo. In favore di Iertsu il punteggio nel campo maschile, sul 6-6 invece su quello femminile. La Gymland, che dopo il vantaggio iniziale ha recuperato solo la risposta di Iertsu, ma con l'errore manda il pallone sulla rete e regala dunque il vantaggio alla Gymland. Altro time out nel campo maschile, avanti 11-9 adesso Iertsu. La Gymland che invece sale sul 8-6, si porta in vantaggio 8-6 sul campo femminile. Errore però di Gymland. E anche il time out sul campo femminile. Tentativo di lotta, poi cerca il tocco sotto rete Luigi Orru, però l'errore. Cambiato il time out, campo A,
con la Gimland e Jerzo in campo. Qualche problema però dal punto di vista del punteggio, che dovrebbe essere sull'8-7 con il primo servizio, con il servizio che dovrebbe essere di Jerzu, così com'è. No, è arrivato il time out prima del punto. Allora, servizio, sì, servizio per Gimland, avanti 8-6. Mentre sul campo maschile si continua a giocare, con un altro punto per Gimland che va sul 9-6. Campo femminile. Continua a giocare sul campo femminile, è finito invece il primo set nel campo maschile. La sfida tra la San Volley e la Pardo-Jerzu, valida per la seconda gara di questo triangolare. Con la, il primo set che è andato alla San Volley, 1-0 sul segnapunti qui al Palacus, mentre si gioca ancora per andare sulla vittoria del primo set nel campo femminile, con il punto che adesso è di Jerzu. Già in campo le squadre maschili per la ripresa con il secondo set. Che resta super equilibrato. Sfida sul 13-10. Sul campo femminile. 14-10 per Jerzu adesso. C'è la chance. Con questo set point. Vince 15-10 con questo fallo accompagnato da parte di una delle giocatrici della Gimland. E dunque Jerzu che trova la vittoria del primo set. La seconda gara, 15-10. Ed è qui la San Volley dopo un inizio complicato contro Jerzu nel campo maschile. Adesso è sul 5-0 per iniziare la, il secondo set, diventa 6-0. Arriva un altro timeout sul punteggio di 6-0, probabilmente chiamato dall'allenatore di Jerzu, mentre c'è una piccola pausa ovviamente anche nel campo A, dove si attende di riprendere invece il secondo set. Terminato il time out sul campo maschile, sembra essere terminata anche tra pochi istanti la posa sul campo femminile. Allora torniamo con il nostro consueto campo largo di oggi, raccontarvi un venerdì pomeriggio, venerdì sera a tema volley giovanile, ma non solo, perché poi dalla Nosei vi racconteremo anche la finale under 19 femminile regionale tra l'Ermea Olbia e l'Alfieri Cagliari. Un
un altro super appuntamento con il Folle da non perdere, con Directa Sport, anche con la collaborazione ovviamente della FIPAV Sardegna e anche della FIPAV Cagliari per quanto riguarda queste finali Under 12, visto che stanno disputando proprio a Cagliari, al Palacus, allestito a dovere per questi due triangolari maschile e femminile che si giocano praticamente in contemporanea per una grande festa di volley, grande promozione del volley giovanile e non solo. Qui sotto rete arriva il punto della Gymland, che addirittura cerca il punto con il piede, trova il punto con il piede Luigi Urru. Il punteggio sul campo maschile, 2-0 il punteggio sul campo femminile in favore della Gymland, 9-2 invece in favore della Sun Volley, che si è aggiudicata il primo set. Adesso è arrivato il punto di Gerzo, che cerca la reazione, 9-3. Lotta, palla vicino alla linea, fuori. Il servizio per Ierzu, che poi non riesce a rispondere al contrattacco parte dalla Sun Volley. Altra parte, arriva un altro punto sempre per Ierzu, 3-2. Secondo set della seconda gara femminile, 11-4 in favore della Sun Volley, diventa 11-5 il punteggio nel campo B con lo under 12 maschile. Sun Volley che vola sul 12-5, da 13-5, un passo dalla anche vittoria della partita, perché ha già vinto il primo set. ...14-5... set point e match point per la Sun Volley. Il servizio di Lotta, ovviamente il terzo set si giocherà comunque. 15-5 allora, vince anche il secondo set la Sun Volley, che va sul 2-0. Il terzo set si giocherà comunque per vedere chi si prenderà questo punto in classifica. Ierzo ha perso la prima sfida 2-1, cercherà di conquistare un punto almeno anche in questa seconda sfida, poi dopodiché il suo triangolare sarà finito. Dall'altra parte allora ci concentriamo con il campo A, quello femminile, dove è ancora in corso il secondo set sul 5-4 tra la Gymland e Ierzu, che ha vinto il primo set 15-10, adesso è sul 5-5. Pareggiato l'incontro adesso con il servizio provato da Gaviano anche per il vantaggio, qui c'è l'errore di conto in bagger. Allora torna avanti la Gymland 6-5. Altro punto per la Gymland, che va sul più 2. Iniziato leggermente dopo l'incontro, il match femminile, anche perché è finito dopo quello tra Alfieri e Ierzu. Mentre sta iniziando adesso anche il
Terzo set maschile che vale soltanto per il punto in classifica, non per la vittoria, che è già andata alla San Volle, che a questo punto si giocherà tutto nell'ultima partita contro l'Aquila Cagliari, vero proprio incontro decisivo, visto che entrambe le squadre sono a tre punti. Chi cerca il tocco Salis, trova il tocco, adesso ruota con tutti i quattro giocatori formazione di Ierzu. Chi cerca ancora un salvataggio con il piede Matteo Lui, trova solo la rete, incontro sull'1-1, sul 6-6 invece il punteggio. Ora secondo set in corso, altra pausa, altra discussione sul tavolo, forse per capire chi deve andare alla battuta, le giocatrici che devono stare in campo. Ricordiamo che è obbligatorio fare un cambio ad ogni servizio, cambio di servizio, cambio quando la battuta torna sul proprio campo, è obbligatorio fare il cambio servizio, la sostituzione quando ovviamente si ha uno o più giocatrici a disposizione, come è il caso di Gimland e Ierzu in questo caso. San Volle, ma anche l'Aquila in precedenza invece ha soltanto tre giocatori, allora non nascono questi problemi che possono portare anche a delle interruzioni. Il tentativo da parte di Soju, due mani, palla sulla rete, punto per Ierzu. Tanto iniziata anche la sfida femminile. Sfida femminile under 19, finale regionale tra l'Ermea Olbia e l'Alfieri Cagliari, diretta da Lanusei con il nostro Roberto Rubio. Le immagini di Andrea Farris per una venerdì sera di volley su Directa Sport, volley regionale, finali regionali. Campo A femminile, Ierzu avanti 8-6. Sulla Gimland, dopo aver vinto il primo set, sta giocando il secondo. Già al terzo set invece la sfida tra la San Volle e Ierzu, San Volle che ha vinto il primo e anche il secondo set. Si gioca comunque il terzo, nonostante la vittoria sia già andata alla squadra di Francesco Meloni. Adesso il punteggio è sul 7-4. Vincere vorrebbe dire arrivare a quota 4 punti. Time out sul campo maschile ma anche su quello femminile, 9-7 il punteggio per Ierzu quanto riguarda l'under 12 femminile. Sul campo A 9-7 sulla Gimland, 8-4 in favore invece della San Volle il punteggio sulla Ierzu maschile. Sul campo B si gioca per le finali la Coppa Italia Volley S3, finali regionali organizzate la FIPAV Sardegna, collaborazione con la FIPAV Cagliari, qui al CUS Cagliari, campo allestito per ospitare in contemporanea le due finali, i due triangolari tornati a giocare da una parte e dall'altra. Lungo scambio nel campo maschile che si conclude con l'errore della San Volle e il punto per Ierzu. Dall'altra parte invece scambio tra la Gimland e Ierzu, qui il doppio bagger, poi l'attacco provato ma fuori misura parte di Ilaria Gaviano, 9-8.
sta giocando ancora per il secondo set sul campo femminile. Può diventare importante soprattutto per la Gimland, che poi dovrà andare a sfidare l'Alfieri, già quota 4 punti. Dopo aver vinto la prima partita con Iersu 3-0, qui Iersu sbaglia ancora, 10-9 a favore della Gimland. Attacco di pala per la San Volley sul campo B, punto del 10-8 sulla Iersu maschile. 10-10 invece il punteggio sul campo femminile con questo scambio tra le due squadre. Qui il pallone alzato per l'attacco di Meli, non arriva il salvataggio di Iersu. 11-10 in favore della Gimland, che adesso fa entrare Noemi Ranca per il solito cambio obbligatorio. ...12-10 adesso la Gimland proverà a giocarsi tutto per tutto al terzo set. 13-8 per la Sun Volley sul campo maschile. E qui il genitore di Urruca tocca il pallone, che forse era destinato ad uscire. Regala il punto del 14-8. Allora, set point della Sun Volley, che vince anche il terzo set, sale a quota 4 punti in classifica, 15-8 dopo il 3-0 su Iersu, che invece resta un punto in classifica. E dunque l'ultima partita adesso sarà quella decisiva, quella tra la Sun Volley e l'Aquila Cagliari. Aquila Cagliari che ha vinto la prima sfida maschile 2-1, 15-14 il primo set, 15-14 per Iersu il secondo set, 15-6 poi il set decisivo. Mentre noi restiamo incollati adesso sul campo femminile, dove si sta ancora giocando invece il secondo set, 13-12 in favore della Gimland. Qui colpisce male il pallone Meli. Allora 14-12 a favore di Iersu, non della Gimland, che adesso ha il match point. Poi si dovrà comunque giocare il terzo set. Finisce 14-13 sto scambio. Da un lato il primo set point a Iersu, che trova questo momento il match point, 15-13 dopo il 15-10 del primo set. Iersu che sale a quota 3 punti, va a cercare la vittoria anche nel terzo set per agganciare a quota 4 l'Alfieri. Adesso il campo maschile, ancora pausa, attesa dell'ultima sfida tra la San Volley e l'Aquila. Thank you.
La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. Nasce in Sardegna, nel centro del Mediterraneo, la nuova sfida lanciata dagli attori della grande rivoluzione tecnologica e culturale legata al mondo di Internet negli ultimi 20 anni. Il luogo prescelto è un'antica miniera romana, risalente a 2000 anni fa, protetta dalla montagna sovrastante e dotata di un piccolo ingresso che la rende difficilmente accessibile. Il sito è posto su una placca tettonica, caratterizzata dalla più bassa sismicità del continente europeo. L'obiettivo rivoluzionario che guida gli imprenditori di Dauvea è quello di costruire un green data center che sfrutti le risorse naturali per creare efficienza energetica nel massimo rispetto dell'ambiente circostante. La vecchia miniera, utilizzata per l'estrazione di materie prime, verrà convertita in un centro per elaborare, archiviare e proteggere le risorse digitali. Un progetto rivolto alle giovani generazioni per offrire loro una prospettiva di lavoro orientata all'innovazione tecnologica, rispettosa dell'ambiente e del territorio che li ospita. In campo nuovamente Jerzu e Gymland per il terzo set, che vale solo per il punto in classifica, potrebbe essere preziosissimo per Jerzu per salire almeno a 4-4, lanciare così l'Alfieri dopo aver subito il 3-0 proprio delle Cagliarettane nella prima sfida dei triangolari femminile. Ancora in corso invece le fasi di sorteggio, di riconoscimento, forse anche un piccolo spazio di riscaldamento dedicato ai ragazzi dell'Aquila, che vedete invece alla vostra destra sul campo B per quanto riguarda l'ultima partita del triangolare maschile. Sarà più che decisiva per l'assegnazione di questa Coppa Italia regionale S3. Aquila 3 punti, San Volley ne ha 4. Altro punto di Gymland, poi affronterà l'Alfieri. Fa il servizio l'Oristanesi. Non è mandato fuori, dovrebbe essere 3-2 il punteggio, anche se al momento è sul 3-1, sul segna punti, mentre adesso 3-2. Altro punto della Gymland, 4-2 allora. Sul 5-2 a Gymland, prova con orgoglio a vincere questo terzo set, può essere comunque importante in vista poi della terza sfida contro l'Alfieri. Dal punto di vista della classifica, poniamo un punto per ogni set vinto più un punto extra in caso di vittoria della partita. Questa vittoria è già andata a Jerzu, che si è aggiudicato i primi due set. Punto per Jerzu adesso, accorcia sul 7-3, ancora in corso il riscaldamento sul campo B tra la San Volley e l'Aquila Cagliari, forse è tutto pronto per poter iniziare
piccolo time out sul campo femminile col punteggio di 8-3 in favore di Gymland. È tutto pronto invece sul campo maschile per il primo servizio di quest'ultima partita, che di fatto deciderà chi sarà il campione regionale under 12 maschile tra L'Aquila Cagliari, quota 3 punti in classifica, alla Simon Volley che invece di punti ne ha 4. Intanto arriva il primo punto per L'Aquila, si prende, si tiene anche il servizio. Punto in realtà è andato alla San Volley, che se ne prende anche un altro. ...5-8 il punteggio sul campo femminile in favore della Gymland. Nel terzo set, poi sono già pronte sul fondo della palestra del Palacus le ragazze dell'Alfieri, torneranno in campo dopo aver vinto 3-0 il primo incontro. Sfida tra Aquila e San Volley, che adesso va sul 3-2 in favore della San Volley. Sempre avanti la San Volley, 5-3 adesso con il servizio di Lotta. Il pallone è mandato subito dall'altra parte, pala sbaglia il bagger, 5-4. Gioca punto a punto questo primo set, qui qualche problema in ricezione per la San Volley. Pala sotto rete e manda il pallone dall'altra parte, ancora qui L'Aquila che non riesce con Pau a salvare. Torna avanti di 2 la San Volley, 6-4 servizio di pala, poi sotto rete il tentativo di Onnis. Pala stavolta sbaglia il servizio e torna nella metà campo cagliaritana dell'Aquila. Non riesce il salvataggio miracolo della San Volley con Lotta, che ha provato anche con il piede ad alzare il pallone. Secondo tocco non è arrivato l'aiuto del compagno. 7-6 il punteggio adesso in favore della San Volley, con L'Aquila che prova a rientrare. Qui sbaglia però il servizio Onnis. 8-6, torna avanti di 2 la San Volley. Deve essere sul 10-9 invece il punteggio sul campo femminile tra la Gymland e Ierzu. Gymland che ha perso i primi due set, dopo questo sfiderà l'Alfieri Cagliari, che ha vinto invece 3-0 contro Ierzu nel primo incontro del triangolare. Seguiamo adesso lo scambio sul campo A con l'errore sotto rete da parte di Meli. 11-9. Punteggio per Ierzu che diventa 12-9, ripreso dopo il timeout la sfida maschile. Errore al servizio della San Volley, 8-7 allora. Ancora L'Aquila che va sul meno 1. Qui pala a due mani dall'altra parte, Onnis, Paul, tentativo sotto rete al secondo tocco, 8-8. In parità il primo set di questa terza partita decisiva del triangolare, con le squadre separate da un solo punto in classifica. Qui Pau sbaglia il tocco, riporta avanti dunque la San Volley, servizio di Lotta.
Torna avanti di due la Sanvolle, 10-8. Qui l'attacco provato lungo linea da parte di Silvia Soggio. Palla che uscita, 13-10 sul campo femminile, con Ierzo a due punti dalla vittoria anche del terzo set. Caviano fuori. Servizio Meli, 13-11 sotto la sua Gymland. Time out sul campo maschile, sul 11-8 in favore della San Volle. Qui cerca il tocco sotto rete, poi il bagger da parte di Rank. Ancora la Gymland a provare, ma nel palo dall'altra parte. Arriva l'errore, 14-11. Set point per Ierzu per salire a 4 punti. Che prova ad annullarlo Gymland, non ci riesce, finisce 15-11. Ierzu vince il match per 3-0, 15-10, 15-13, 15-11. Adesso applausi ovviamente di rito, solita sportività che ha caratterizzato tutte le finali territoriali e regionali di questa edizione giovanile di volley. E poi la sfida femminile tra l'Alfieri e la Gymland, mentre l'Aquila ha appena effettuato il punto del sorpasso, quello del 12-11. Allora ci concentriamo in attesa che inizi anche la sfida femminile sul campo B, quello maschile, dove si sta già giocando la terza e ultima partita, quella decisiva tra la Sanvolle e Ierzu. Forse il time out adesso, perché si fa delicato già il primo set. Sta giocando punto a punto, 11-12. Si riparte con il servizio in favore di Nicola Pau. Meloni in ricezione, lotta, prova a mandare il pallone dall'altra parte. Pau in bagger, poi sotto rete. Sbaglia il tocco Sizia. 12-12, è ancora parità tra Sanvolle e Aquila. Palla al servizio, ace, 13-12. Non ci è arrivato Paola, lasciata passare, scavalcato dalla traiettoria del servizio di Pala. Ci riprova, manda il pallone dall'altra parte. Fuori misura stavolta, 13-13, parità ancora. Il servizio dovrebbe toccare Luca Onnis. Corto, lotta, ci arriva, poi sotto rete non riesce a deviare il pallone Sizia. 14-13 e primo set point di questa terza partita per la San Volley con Meloni. Pau, bagger, manda il pallone dall'altra parte, 14-14. Il prossimo punto dirà chi delle due squadre andrà sull'1-0 questa terza partita del triangolare maschile under 12. La seguiamo con attenzione questo scambio, l'errore dell'Aquila, il punto è della Sanvolle che va sull'1-0, 15-14 il punteggio. Piccola pausa ovviamente in attesa di iniziare il secondo set, fase di nuovo riscaldamento invece per l'Alfieri Cagliari sul campo femminile. L'Alfieri di fatto basta vincere un set per aggiudicarsi la coppa, dopo aver vinto 3-0 contro Ierzu. Viene conquistato dunque 4 punti, un punto per ogni set vinto più il punto bonus per quanto riguarda la vittoria del match. 4 punti anche per Ierzu, che però ha finito le sue partite. La Gymland a quota 0. Quindi ovviamente in caso
anche di vittoria della Gymland per 3-0 e conseguente 4 punti, sarebbe vera e propria bagarre. A quel punto si dovrebbero contare i punti segnati nei vari set. Mentre è tutto pronto per il secondo set tra la San Volo e l'Aquila, qui non ci dovrebbero essere problemi di eventuali parità. La San Volley che è salita a quota 5 punti. La vittoria del primo set. Primo punto dell'Aquila. Servizio con Pau che sbaglia la battuta, palla sul nastro, cade sul proprio campo, 1-1. Palla al servizio Sizia, poi non si capiscono Pau e Onnis, entrambi la lasciano passare, 2-1 San Volley. Meloni qui sbaglia da tocco, prova a salvare lotta, poi ancora Meloni, bagger dall'altra parte, Onnis la alza in bagger, Sizi a due mani, lotta, pallone alzato, Meloni ha provato l'attacco al secondo tocco, la risposta con Sizi è corta, palla sulla rete, poi in campo, 3-1 San Volley. Sizia, pala, poi Meloni, grande salvataggio della San Volley in questa situazione. Arriva anche il punto, 4-1. Time out chiamato dall'Aquila. Altra interruzione allora. Mentre sul campo A, fase di riscaldamento per l'Alfieri. Ha giocato la prima partita, poi è rimasto fermo ovviamente per tutta la durata del secondo incontro, vinto da Jerzu sulla Gymland, 15-10, 15-13, 15-11 sul 3-0 totale. Mentre forse c'è un cambio di panchine da effettuare, con Alfieri che va sulla panchina più vicina rispetto alla nostra postazione, Gymland che va in quella più lontana. Dunque, eccoli, problemi burocratici in attesa di iniziare la sfida femminile, la terza ultima sfida femminile. Un Alfieri che si può accontentare di una vittoria di un set per aggiudicarsi il titolo. Altra parte, ripreso dopo il time out, il terzo match del triangolare maschile con l'Aquila che ha trovato il punto del 4-2. Fa sentire il pubblico per l'Alfieri intanto. Noi stiamo concentrati sulla sfida tra Aquila e San Volley. San Volley che trova un altro punto, quello del 5-2, pala. Qui Onnis non riesce a mandare il pallone oltre la rete, 6-2. Qui no, arriva segnalazione dell'arbitro. Piccola pausa, non vale questo scambio che andava in corso, forse da rivedere. Fasi di ricezioni, forse chi deve andare al servizio. Sì, da capire chi deve andare a battere, che poi non è una cosa da poco conto, perché chi ha appena battuto poi non può andare a muro, può attaccare sì. Allora, punteggio che va sul 6-2, si riprende da qui.
6-3. Adesso il punteggio con l'Aquila che prova a rientrare, prova ad accorciare. Meloni. Pau cerca l'attacco al secondo tocco. Ci prova ancora Onnis. Lotta lungo linea. Poi si zia bagger dall'altra parte. Palla non la colpisce benissimo. Non trova il salvataggio. Miracolosa lotta. 7-4. Forse ci siamo anche per l'inizio della terza sfida femminile tra l'Alfieri e la Gymland. Vediamo questo scambio con il punto dell'Aquila con Michele Sizia. 7-6. Pau al servizio. Meloni la manda dall'altra parte, ancora Pau. Pala, non si costruisce un attacco a tre tocchi. Arriva per il punto di Onnis con l'attacco al secondo tocco. Segna punti, diventa 7-6 adesso il punteggio in questo momento. In favore sempre della Sun Volley con Lotta che manda il pallone dall'altra parte. Onnis lo alza per Sizia, attacco sotto rete, lungo, ma in campo. 7-7, parità. Iniziata la sfida tra l'Alfieri e la Gymland. Allora, durante il time out ci concentriamo su questi primi scambi del primo set. I primi due punti sono tutti di Marco Alfieri, la quale basta vincere un set per aggiudicarsi il titolo. Può aver battuto 3-0 Jerzu. Gymland ha perso 3-0 invece contro proprio la formazione di Jerzu. Adesso errore in attacco per l'Alfieri, 2-1 allora con il primo punto di Gymland. Tornato, passa invece avanti l'Aquila sul secondo campo, sul campo B, quello maschile. Adesso in corso le finali, le fasi salienti per l'assegnazione del titolo. Altro timeout sul campo maschile, restiamo concentrati su quello femminile. Sattenbagger, pallone alzato ancora per l'attacco di Satta. Grande scelta di tempo, grande schiacciata dalla sette dell'Alfieri. Ace di Sofia Simeoni. E prova a guidare l'Alfieri questo primo set. Altro ace di Simeoni, mentre l'Aquila ha preso il largo 10-7 questo secondo set dopo aver perso il primo 15-14. Pala, il pallone alzato proprio per Pala sotto rete, prova ad andare in lungo a due mani. Pau salva, la risposta di Sizia. Meloni in bagger. È il punto del 10-8 per la Sun Volley che accorcia. Campo A, altro punto dell'Alfieri, porta sul 6-3 sul campo femminile. Tentativo di Pau lungo, 9-11, accorcia la Sun Volley dopo aver condotto per lunghi tratti questo secondo set. Ora il tentativo dell'Aquila. Meloni, poi Lotta, non si capisce con Pala. Altro punto dell'Aquila che vola sul 12-9. Time out sul campo femminile invece con l'Alfieri avanti 8-3. Tentativo di Lotta, poi Meloni. Pau l'alza per Onnis, poi Meloni, problemi per l'Aquila che si salva.
Pau, attacco al primo tocco che crea più di un problema alla Sun Volley. 9-13, l'Aquila ci crede per portare in parità la sfida. Si torna a giocare anche sul campo femminile, si riparte con il servizio di Giulia Camboni per l'Alfieri, che guida sul punteggio 8-3. Quasi finali di primo set invece sul campo maschile, con l'Aquila che va sul 14-10. Set point per l'Aquila. Meloni dall'altra parte trova il punto per la Sun Volley, 14-11. Errore in attacco dell'Aquila, 14-12. Cizia manda il pallone sulla rete, 14-13. 3 set point di fila bruciati per l'Aquila, che qui con Pau cerca l'attacco decisivo, trova l'attacco decisivo, 15-13, e allora si deciderà tutto nel terzo set. 15-14 il primo, si è concluso in favore della Sun Volley, 15-13 il secondo in favore dell'Aquila, che sale a quota 4 punti in classifica, quota 5 c'è la Sun Volley. Chi vince il terzo set vince l'incontro e la Coppa Italia. Ci concentriamo adesso sul campo femminile in attesa di riprendere con il terzo set decisivo di quello maschile. Adesso lo scambio tra l'Alfieri e la Gymland, quella che termina sull'altro campo, fortunatamente non si stava giocando. 11-5 in Gymland, che prova a rientrare. Siamo ancora al primo set, no, la seconda gara, ovviamente anche la terza, che hanno subito dei leggeri ritardi. Attacco di Satta, schiacciata sul muro, palla che resta dall'altra parte della rete, 12-5. Servizio adesso Giulia Grussu, tentativo poi sotto rete da parte di Giulia Camboni, porta un altro punto per l'Alfieri, per la gioia del pubblico cagliaritano, molto rumoroso in favore della squadra under 12 femminile. L'under 19 femminile sta giocando all'Anusè contro l'Ermea Olbia nella finale regionale, che vi raccontiamo sempre in diretta su Directa Sport, in un venerdì di volley da non perdere sui nostri canali. Arrivato il punto della vittoria del set, ma anche del titolo, perché l'Alfieri sale a quota 5 punti, irraggiungibile per tutti. Alfieri, in attesa di giocare i prossimi due set, è campione regionale under 12 femminile. Gioia ovviamente per questa vittoria a Coppa Italia Volley S3 per la squadra allenata da Alessandro Magia. Altra parte in corso il terzo set, quello decisivo invece per l'assegnazione del titolo. Sarà una formalità adesso i prossimi due set tra Alfieri e Gymland, non una formalità i prossimi scambi tra Sun Volley e Aquila Cagliari. Trammeno battuto Ierzo, l'Aquila per 2-1, la Sun Volley per 3-0, 1-1 il conto dei set. Era 2-2 il conto del punteggio in questo terzo set, che diventa 3-2 in favore dell'Aquila. Al servizio con Pau, ricezione per Pau dopo che Meloni ha mandato il pallone subito dall'altra parte, fa altrettanto pala, attacco più costruito per l'Aquila che va a lungo con Sizia, palla in campo, 4-2 Aquila.
Sizia sotto rete, il bagher di Meloni. Poi il tentativo ancora Meloni, pala, Meloni deve mandare il pallone dall'altra parte, ci riesce. Ripreso il secondo set sul campo femminile tra Alfieri e Gimland. C'è l'attacco di Satta in campo, 1-0 per l'Alfieri. 5-2 per l'Aquila Cagliari in questo terzo decisivo set per l'assegnazione della partita e del titolo di campione regionale della Coppa Italia Volley S3 Under 12 maschile. 6-2 per l'Aquila Cagliari che sta riprendendo, time out nel frattempo, chiamata sul campo maschile. Seguiamo allora le battute sul campo femminile con un altro punto portato in casa Alfieri. No, il punto della Gimland. Contro sull'1-1, secondo set. La Gimland che vuole comunque giocarsi i prossimi due set, nonostante come si assicura anche del terzo posto, visto che ieri sono comunque a 4 punti. Ripreso dopo il time out il terzo set maschile nell'ultimo incontro tra Ierzo e Aquila, punteggio sul 6-3 adesso in favore dei cagliaritani, su San Volle e Aquila Cagliari, scusate. Ierzo è la terza squadra maschile, ha giocato le prime due gare perse entrambe, 7-3 adesso il punteggio in favore dell'Aquila, diventa 8-3 su questo errore di lotta sotto rete. Altro time out sul campo maschile, sul punteggio di 8-3 in favore dell'Aquila Cagliari e sul 3-2 il punteggio in favore dell'Alfieri Cagliari. Invece sul campo A, quello femminile, dove le cagliaritane stanno giocando contro le ristanesi della Gimland. Qui il pallone alzato per l'attacco di Meli, colpisce male il pallone, 4-2. ...5-2 adesso in favore dell'Alfieri Cagliari il punteggio, mentre si torna a giocare sul campo maschile, 8-3 per l'Aquila dopo il servizio, l'attacco provato da Pau, decisamente lungo, 8-4 allora, tra l'altra parte per l'Alfieri è 6-2. Altro punto per l'Alfieri che va sull'8-2. Mentre l'Aquila era avanti 9-4, diventa adesso 9-5 con la San Volley che prova a rientrare. Volley che deve giocare due gare in fila, dovuto giocare due gare in fila, questa è la seconda. Lotta, sbaglia il tocco, 10-5 per l'Aquila. Time out sul campo femminile, ace per l'Aquila, 11-5. Col buon servizio di Pau potrà riprovarci adesso con un'altra battuta. Set decisivo questo per l'assegnazione del titolo regionale. Alfieri ha già vinto grazie alla vittoria sul primo set il titolo Under 12 femminile. Qui altro punto per l'Aquila, 12-6. Qui pala dall'altra parte, sulla rete, serie di tocchi. ...13-6 il punteggio favore dell'Aquila, che adesso
forse riesce a mandare il pallone dall'altra parte. No, 13-7, un po' di speranza per la San Volley. Adesso si riprende il servizio, va a lotta alla battuta, qui prova a costruire l'Aquila Cagliari, il tentativo di Pau, poi Pala manda due volte il pallone dall'altra parte, problemi in ricezione per l'Aquila che non riesce a costruire. Adesso il bagger lungo che crea più di un problema alla San Volley, 14-7, match point per l'Aquila Cagliari. In caso di vittoria del match si prenderebbe anche il titolo regionale. Al servizio c'è Sizzi, a Pala, il pallone alzato ancora per Pala che la manda sulla rete, finisce così. 15-7, l'Aquila Cagliari è campione regionale under 12 di questa Coppa Italia S3 per quanto riguarda la categoria maschile, tutta cagliaritana. So che l'Alfieri ha già vinto il titolo, anche se deve giocare gli ultimi due set contro la Gymland. Adesso restiamo in campo largo per un attimo per i saluti finali, poi seguiremo con più attenzione ovviamente da vicino le ultime fasi femminili. Aquila Cagliari campione regionale del under 12 maschile. Alfieri Cagliari, già campione regionale femminile, continua a giocare e vincere questo secondo set. Sta vincendo 13-4 la squadra allenata da Alessandro Magia. E comunque continua a dare indicazioni. Al servizio c'è Silvia Satta. Ancora Satta, il pallone è rimandato dall'altra parte. Altro punto per l'Alfieri che vince anche questo set, 15-4, dunque vince anche questa partita. Giocherà comunque il terzo ultimo set. Ultimo set di quest'ultima partita che poi di fatto concluderà queste finali regionali under 12, maschile e femminile si sono giocate in contemporanea, maschile ha finito prima. Ultimo set per quanto riguarda invece il femminile tra Alfieri e Gymland. Può essere nuovamente risorteggiato chi si prenderà per primo il pallone. Questo terzo set, qualche problema con la monetina per l'arbitro, vediamo se il terzo tentativo è quello buono, direi di sì. Prende il servizio allora la Gymland che ha perso il primo set 15-5 e 15-4. Vi ricordo che all'Anusei si sta giocando la finale regionale under 19 tra l'Alfieri Cagliari, under 19 femminile, Alfieri Cagliari e l'Ermea Olbia. Le immagini del nostro Andrea Farris e la voce del nostro Roberto Rubio in questo grande venerdì di volley. Mentre al Palacus dovrebbe essere tutto pronto per l'ultimo set di queste finali under 12. Servizio per la Gymland per iniziare il set, la risposta dell'Alfieri che alza il pallone, cerca l'attacco Satta, decisamente lungo, primo punto del terzo set in favore della Gymland. Il
Il pallone è alzato ma andato dall'altra parte. Allora ancora possibilità per l'Alfieri che con un po' di fortuna trova il punto dell'1-1 in questo terzo set. Cerca l'attacco, due mani sotto rete, Gimla non riesce a mandare il palo dall'altra parte, 2-1 Alfieri. Altro attacco di Satta, dovrebbe essere in campo, 3-1 Alfieri. Corce invece adesso la Gimland, 3-2. Palla fuori, 4-2 Alfieri. Sofia Simeoni adesso in campo per le Cagliaritane. Al servizio la numero 9 dell'Alfieri. Non è alzato. Non si capiscono. Menieranca, insomma, delle due va sul pallone, poteva essere un'alzata buona per entrambe per attaccare. La palla invece cade per terra. Altro punto per l'Alfieri. Simeoni in bagger, manda il pallone dall'altra parte, poi palla che termina sulla testa di Giulia Grussu. 5-3. Non riesce a salvataggio la Gimland e va sotto di 3, 6-3 il punteggio. Bagger per mandare il pallone dall'altra parte, da parte di Vigilante, poi ci prova Simeoni, ancora la 9 dell'Alfieri, il pallone alzato sempre per Simeoni. Dopo la ricezione l'attacco, non riesce a trovare il punto. Punto che però arriva su questo tocco troppo lungo da parte di Meli. Alfieri va sul 7-3. Otto-3 Alfieri. Time out chiamato da una piccola pausa in questo terzo set, di fatto l'ultimo, questi finali regionali under 12, già finito il triangolare maschile con la vittoria dell'Aquila Cagliari che ha battuto Ierzo nella prima partita e la San Volley nella terza partita, entrambe vittorie per 2-1. Feri Cagliari che invece ha battuto 3-0 Ierzo nella prima sfida, sta vincendo 2-0 adesso contro la Gimland nella terza sfida, al terzo set, vale giusto per il punto in classifica. Melina Bagher riesce a mandare il pallone dall'altra parte, sbaglia invece Giulia Camboni. 8-4 il punteggio. La Gimland che non vuole mollare questo terzo set, vuole provare a portare a casa almeno un punto. Il pallonetto provato da Simeoni, 9-4. Adesso Silvia Satta al servizio.
errore sotto rete di Meli, punto per l'Alfieri sul 10-4 adesso. Ancora Satta, pallone in servizio dall'altra parte, ricezione non perfetta della Gimland, 11-4. Satta, il pallone è alzato per lei dopo la ricezione, trova il punto del 12-4. Qui prova a mandare il pallone dall'altra parte, trova un altro punto, quello del 13-4. Parziale con Satta al servizio per l'Alfieri. Si avvicina alla vittoria di questo set, 14-4, set point per le cagliaritane. Ricordiamo, hanno già vinto matematicamente il titolo di campioni regionali under 12 femminile, hanno vinto per 3-0 contro Jerzu. Si avvicina anche al 3-0 contro la Gimland, che però non vuole mollare. L'attacco di Satta, ma fuori del muro, finisce 15-4 anche l'ultimo set dell'ultima partita dell'ultima squadra ancora in campo qui alla Palacuso di Cagliari. Fa festa l'Alfieri, fanno festa, hanno già fatto festa i ragazzi dell'Aquila Cagliari, i due campioni regionali under 12, l'Alfieri per il femminile, l'Aquila Cagliari per il maschile. Applausi ovviamente in campo per le formazioni in campo. Io ringrazio Francesca Sini per le immagini, questi due triangolari qui in diretta al Palacus. Da Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata.